Salve a tutti ragazzi, io sono Elena, benvenuti in un nuovo video e sul mio canale. Tra poco in Italia esce 6 di Corvi, sicuramente sono usciti e usciranno 10.000 video su questa saga, recensioni, non recensioni e anche io dovevo dirvi la mia. Come avete capito dal titolo del video, questa non è assolutamente una recensione, perché dopo tutto io sono io e devo parlare male di cose anche quando parlo bene di cose. In soldoni, questo è il ribaltamento di un classico video di BookTube, ovvero se vi è piaciuto questo, allora vi piacerà anche questo, ma appunto al contrario, cioè se non vi è piaciuto questo libro per motivi che andrò a spiegare, allora vi potrebbe piacere 6 di Corvi. Quindi con questo video mi voglio soffermare sui punti forti e le particolarità di 6 di Corvi, che è un libro che ha qualcosa per tutti. In questo modo voi potete capire se fa per voi o meno e ve lo dico io, fa per voi. E sia chiaro, questo non è un video fatto per far capire quanto Leigh Bardugo sia più figa di tutti gli altri autori. Anzi, lo capirete nel corso del video. Ma soprattutto non è un video fatto per parlare male di altri libri, per quello ho una rubrica a parte e alcuni di questi titoli sono lì dentro. Ognuno dei libri che andrò a elencare può assolutamente piacere o meno, i gusti sono gusti. In particolare io mi soffermerò solo su un aspetto di questi libri e non per forza tutti saranno libri brutti. E iniziamo subito dalla trama. Se non vi è piaciuta la trama del Principe Crudele, allora sicuramente vi piacerà la trama di 6 di Corvi. Ho scelto il Principe Crudele perché ha una trama sostanzialmente non molto curata. Tutti gli avvenimenti si susseguono in modo casuale per portare avanti la trama che l'autrice aveva in mente, nonostante in molti casi non ci sia un vero e proprio senso logico. Alcuni avvenimenti sono improbabili, irrealistici, abbastanza senza senso. Anche insomma una vera e propria pianificazione organica che faccia fluire la trama perfettamente. Ecco, con 6 di Corvi questo non accade. Gli avvenimenti di 6 di Corvi si susseguono in maniera impeccabile. È tutto pianificato a tavolino, senza un inghippo, senza un buco di trama. Tutto perfettamente chiaro. Gli avvenimenti si susseguono in modo logico, assolutamente coerente con la narrazione, con i personaggi stessi. Ma non per questo la trama, gli avvenimenti sono banali. Anzi, ci sono un sacco di soluzioni inaspettate, ma che hanno perfettamente senso nella trama. È una duologia, il ritmo dei due libri è veramente diverso. 6 di Corvi è spesso accostato a Ocean's 8, un piano impossibile che 6 raccattati devono portare a termine. Quindi il ritmo è serrato e le azioni si susseguono in modo frenetico. Mentre il Regno Corrotto è molto più riflessivo, ci sono dei momenti di stallo, momenti in cui i nostri raccattati si fermano per organizzare dei piani che non sempre vanno a buon fine. E questa è una cosa che ho apprezzato, odio quando in un libro tutto va come i personaggi avevano previsto. Questo però non vuol dire che il Regno Corrotto sia più noioso del primo, anzi è forse una popolare opinion, ma io l'ho apprezzato molto molto di più perché c'è più spazio per far crescere, farci scoprire i personaggi. Altra differenza con il Principe Crudele sono le scene d'azione. Nel Principe Crudele talvolta non sono nemmeno raccontate oppure hanno delle dinamiche molto confuse e tirate per le orecchie, mentre invece le scene d'azione in Six of Crows sono sostanzialmente chiare e tengono il lettore attaccato alle pagine. Parliamo del sistema magico e come riferimento ho scelto A Darker Shade of Magic, che è una saga che io personalmente adoro, però ha un sistema magico un po' problematico. Non è necessariamente un brutto sistema magico, ma lo trovo un po' caotico. Sembra quasi come se l'autrice, durante la pianificazione del romanzo, non fosse riuscita a scegliere su quale sistema andare. Abbiamo infatti magia del sangue, abbiamo magia elementale, abbiamo delle formule magiche di tanto in tanto e, nonostante appunto funzionino abbastanza bene nella saga, comunque non sempre questi tre diversi spiriti della magia si uniscono in modo coerente. Ecco, non si può dire la stessa cosa di Six of Crows. Il sistema magico di 6 di Corvi è preso direttamente dalla Grisha Trilogy. Mettiamolo in chiaro, per leggere 6 di Corvi non è necessario aver letto prima la Grisha. Certo,
sicuramente leggere prima la Grisha e poi Sei di Corvi vi permetterà di capire meglio il mondo, vi permetterà anche di conoscere alcuni personaggi che compariranno più avanti, ma comunque Sei di Corvi è perfettamente comprensibile autonomamente, cioè io ho letto Sei di Corvi prima della Grisha. I lettori che però leggeranno Sei di Corvi senza aver letto una Grisha sicuramente sbatteranno il naso contro il sistema magico, perché appunto nelle sue regole fondamentali è stato spiegato nella trilogia precedente. Devo dire che ci ho messo un po' a capire esattamente cosa stavo leggendo, però una volta entrati nel meccanismo è assolutamente chiaro. Questo perché il sistema dei Grisha è semplicissimo. È un sistema magico a gruppi dove ogni gruppo di Grisha ha dei poteri unici e particolari rispetto a tutti gli altri. Quindi superato un attimo il che cazzo sto leggendo e ci sarà, perché la Bardugo ha questo vizio, diciamo, di fare iniziare i libri con un capitolo a caso, di un punto di vista di un personaggio a caso, che quindi vi manderà assolutamente in confusione come ha mandato me. Insomma, superato un attimo il momento what the fuck, le regole del sistema magico risulteranno chiarissime perché sono semplici, lineari e assolutamente coerenti. Parliamo velocemente dello stile di scrittura di Leigh Bardugo. E in questo caso mi gioco la carta Lainey Taylor con il sognatore. Penso che ormai anche i muri sappiano che io odio lo stile di Lainey Taylor. Come ho già detto nella mia recensione sul sognatore l'anno passato, onestamente pensavo che le similitudini fossero state dichiarate illegali nella narrativa, e invece no, mi ha sorpreso. Quindi se come me avete trovato lo stile della Taylor estremamente ridondante, retorico, ricco di supercazzole ma sostanzialmente con poca ciccia, adorerete lo stile di Leigh Bardugo. Lo stile di Leigh Bardugo secondo me è la vera arma dell'autrice. Infatti Six of Crows e Crooked Kingdom sono sì assolutamente dei grandissimi libri, però ecco, la Grisha e King of Scars no. Però anche in questi casi è stato lo stile dell'autrice che mi ha fatto dare la sufficienza abbondante praticamente anche in libri in cui ho odiato tutto il resto. Io trovo Leigh Bardugo onestamente straordinaria, è sempre chiarissima nelle descrizioni delle scene d'azione, non è mai ridondante ma anzi precisa nell'utilizzo dei termini, riesce perfettamente a trasmettere i sentimenti dei personaggi nei momenti più statici ed emotivi. Il suo stile insomma è sempre d'effetto e si adatta benissimo alla narrazione, però anche lei ha un vizio che gli autori young adult non si tolgono. Molto spesso infatti sia nella narrazione ma soprattutto nei dialoghi ci sono delle frasi ad effetto, delle frasi estremamente quotabili, che sono sì bellissime ma ecco non sempre sono la cosa più naturale del mondo. Però dai, però questa è ormai una piaga che noi lettori di narrativa di genere dobbiamo portarci, cioè non penso ce ne libereremo mai. E per il confronto dei personaggi chiamo in causa proprio Leigh Bardugo con la Grisha Trilogy. In particolare la Grisha divide il pubblico su tre personaggi, Alina, Mal e il Darkling. Io come sempre, e giuro che non faccio il bastian contrario apposta, mi trovo nella minoranza, ovvero quella che odia il Darkling ma adora Mal e Alina. Comunque tutti i personaggi di Six of Crows si allontanano moltissimo da questa trinità sfigata essenzialmente. Parliamo dei personaggi femminili. Onestamente non penso possano esistere due personaggi femminili più lontani da Alina rispetto a Inej e Nina. I lettori si lamentano molto spesso che Alina è un personaggio stereotipato, molto lamentevole, che non sa bene cosa fare di se stessa, che prende decisioni senza pensare alle conseguenze. Ecco, Nina e Inej no. Intanto, per prima cosa, con tutti i personaggi di cui andrò a parlare, ci allontaniamo moltissimo dallo stereotipo. E sappiamo bene quanto sia difficile allontanarsi dallo stereotipo quando si parla di personaggi femminili. Nina ed Inej sono due ragazze, perché hanno 16 anni. Sì, Leigh Bardugo, sicuramente questi personaggi hanno 16 anni e non 26. Diciamo, altro lato negativo della Grisha, che sì, i personaggi sono giovani, ma in verità no. Comunque, sono due ragazze assolutamente forti, indipendenti,
ma nonostante questo molto molto diverse tra di loro. Sono caratterizzate alla perfezione e non sono l'una allo specchio dell'altra, anzi, sono semplicemente due personaggi molto diversi. Hanno entrambi punti forti e punti deboli, ma sono comunque pronte a sostenersi a vicenda. Nina, nonostante l'ultimo artwork della Bardugo, che se io prendo la persona che l'ha disegnato, gli tiro la mia copia di The Priory, Nina è una ragazza dalle forme abbondanti, ma sicura di sé e del proprio corpo, corpo che in verità non esita mai a utilizzare e sfruttare per arrivare ai suoi scopi, che non sono sempre esattamente, ecco, ortodossi. Sarcastica e dalla risposta pronta, non si fa mai mettere i piedi in testa da nessuno. Inej invece è praticamente uno spettro, sempre molto silenziosa, nascosta nell'ombra e pronta a colpire con coltelli e parole. Sembro uno spot promozionale di, non lo so, della pasta asciutta. Anche lei forte, sicura di sé e delle proprie capacità, ma in modo molto molto diverso rispetto a Nina, ed è uno dei personaggi più misteriosi, al pari di Katzbrecher. Katzbrecher, di cui tutte le lettrici sono innamorate, mentre io voglio Willan. Anche qui, se odiavate Mal perché lo trovavate un po' stereotipo maschile, un po' padre padrone, un po' fuori dalla vicenda, io non condivido, però capisco, ecco, i quattro personaggi maschili non sono assolutamente così. Katzbrecher è essenzialmente un bastardo, spietato e a sto giro veramente oscuro, di cui non voglio parlarvi ulteriormente perché sicuramente avrete già una testa così. Abbiamo poi Mattias, personaggio a cui mi sono sempre riferita come Salvini che ce la fa. È la coscienza del gruppo, è assolutamente il personaggio con più evoluzione nel corso della vicenda. Jasper, oltre ad essere uno dei miei personaggi preferiti, è anche il più stereotipato del gruppo, ricorda molto infatti Nikolai. È il comic relief, sarcastico, ironico, un po' il collante e l'anima del gruppo, assolutamente quello che fa più stronzate. E poi abbiamo Willan, che come ho detto prima è il vero raccattato del gruppo, è un po' l'outsider, sta lì per cause di forza maggiore, ma nonostante questo è assolutamente geniale e ha uno spazio all'interno del libro per la sua evoluzione. Parliamo velocemente del cattivo. Io faccio parte di quel ristretto gruppo di persone che odia il Darkling, lo trovo un pessimo personaggio, un pessimo cattivo, stereotipato. Insomma, avrei preferito tutt'altro villain per la Griscia. In questo caso, il cattivo di Sei di Corvi, di cui non vi dirò il nome, è lontanissimo dal Darkling. È molto meno stereotipato e non vive in funzione degli altri personaggi. Sì, non è così tanto presente nei libri ed è un po' un azzardo considerarlo un vero e proprio personaggio principale. Nonostante questo ha una sua dignità, ha una sua caratterizzazione. È assolutamente senza scrupoli ed è un ottimo sfidante per i nostri drags. E parliamo infine del romance, punto per il quale tiro fuori una mia vecchia conoscenza, un grande classico del canale, ovvero ACOTAR. Sapete che per me ACOTAR non è altro che un romance venduto come un fantasy. Il romance è al centro della narrazione e soffoca tutto il resto. Beh, in Sei di Corvi non è così. Però il romance in verità non manca nemmeno in Sei di Corvi. Abbiamo infatti tre ship perché i personaggi sono sei, sia mai che noi non accoppiamo tutti. Però assolutamente non è il centro della narrazione, non è lo scopo del romanzo. Ci sono poche curatissime scene per costruire dei rapporti amorosi tra i personaggi. Si tratti di nascita, di sviluppo, di evoluzione della coppia, la Bardugo è veramente brava a caratterizzare tre ship diverse. Chiaramente non tutte hanno lo stesso spazio e la stessa rilevanza nel libro, però ci sono scene per far felice ogni fangirl. Bene, ho finalmente concluso questo video. Come avevo detto all'inizio del video, questa non vuole essere una recensione. Mi sono infatti soffermata molto poco sui lati negativi della saga. Ma dopotutto lo scopo del video era un altro, ovvero farvi capire se questo libro potesse essere o meno per voi. Anzi, usiamo i commenti per sopperire a questa mancanza. Se volete aggiungere qualcosa al video, qualcosa che secondo voi io non ho detto sia di positivo ma anche in negativo, ci sono i commenti apposta, a me fa molto piacere. Dopotutto, quando le persone vanno a vedere un video, vanno a scrollare i commenti, quindi in verità anche i commenti e le discussioni che queste creano sono un valore aggiunto ad ogni video.
Voglio parlarne con voi, quindi recuperatelo, leggetelo e venitemi a dire cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se i miei contenuti vi piacciono iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!